Oggi a Nos TV parleremo del nuovo passo tra Bibione e Vallevecchia, del progetto per sostenere lo sport giovanile a Musile di Piave e delle iniziative per ripulire le spiagge. Questo e molto altro a Nos TV. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Nos TV. Da marzo un nuovo passo barca tra Bibione e Vallevecchia. L'iniziativa del comune di San Michele al Tagliamento punta a creare nuove occasioni di scoperta del territorio. Sentiamo il servizio. Gli appassionati del cicloturismo avranno la possibilità di conoscere e praticare ancora di più le bellezze del territorio, da Bibione a Caorle. La giunta comunale di San Michele al Tagliamento ha infatti approvato una delibera che darà il via ad un nuovo passo barca tra Bibione, Porto Baseleghe e Vallevecchia di Caorle, con un'imbarcazione che potrà trasportare 7 persone con bici al seguito. Il comune di San Michele al Tagliamento, ha detto il sindaco Pasqualino Codognotto, non è nuovo a questo tipo di progettualità, visto che dall'anno scorso è attivo un servizio di attraversamento del fiume Tagliamento con obiettivi turistico-ricreativi tra Bibione e Lignano. Dall'aprile ad ottobre 2019 il servizio ha registrato presenze giornaliere fino a 700 persone per un totale di 75.000 passeggeri. Questo nuovo collegamento con la Brussa dovrebbe partire già nel mese di marzo e proseguire almeno fino ad ottobre. Il nostro obiettivo, ha concluso il sindaco, è di estendere questo servizio tutto l'anno in modo tale da ampliare le offerte turistiche anche nei mesi invernali, così ricchi di suggestione da cogliere. Ci occupiamo di solidarietà perché questa mattina il Lions Club di Caorle ha consegnato all'amministrazione comunale 30 pacchi dono contenenti generi alimentari di prima necessità da recapitare ad altrettante famiglie del territorio in difficoltà economiche. A consegnare i generi alimentari è stata una delegazione del Lions Club guidata dalla presidente Maresca Drigo. Il sindaco Luciano Striuli ha spiegato che i pacchi dono saranno consegnati alle famiglie segnalate dalla Caritas ai servizi sociali del comune di Caorle. Da anni esiste infatti una convenzione tra municipio e Caritas per migliorare l'efficacia degli interventi di assistenza ai nuclei familiari in situazione di crisi. L'amministrazione comunale, in collaborazione con il comando del 5 Reggimento Artiglieria Terrestre di Portoguaro, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Portoguaro, il gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile, le sezioni locali dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, l'Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, l'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna e l'Associazione Assoarma darà luogo alle celebrazioni della festa di Santa Barbara con una cerimonia che si svolgerà sabato 7 dicembre 2019 dalle 9 alle 9.30 in Piazza della Repubblica. Ci sarà lo schieramento degli automezzi dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del 5 Reggimento Artiglieria Terrestre di Portoguaro. Seguiranno l'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti e il corteo attraverso via Roma verso gli antichi mulini sull'Emene. Sarà deposta una corona d'alloro al Monumento dei Caduti del Mare e alle 10:15 ci sarà la celebrazione della Santa Messa al Duomo. A Piazza della Repubblica ci sarà poi la benedizione degli automezzi e la lettura delle preghiere dei vari corpi e l'intervento del sindaco. Il comune di Musile di Piave lancia un progetto per sostenere la pratica sportiva giovanile. Per le stagioni sportive 2019-2020 e 2020-2021 il comune stanzierà un contributo economico alle famiglie che iscrivono il proprio figlio o la propria figlia a un corso sportivo. Il progetto si avvale della collaborazione anche dell'azienda Ecopatè. Ma sentiamo i contenuti del progetto nell'intervista che ci ha rilasciato l'assessore allo sport Giovanni Ferrazzo. Giovanni Ferrazzo, assessore allo sport del comune di Musile di Piave, progetto sport Musile 710. Che cosa si cela dietro questa sigla? Che progetto è? Sì, questo progetto è un progetto pensato dalla nostra amministrazione, dal comune di Musile di Piave, volto a dare un contributo ai ragazzi residenti nel comune di Musile di Piave dai 7 ai 10 anni che o non hanno mai praticato un'attività sportiva o che praticano un'attività sportiva da diversi anni e comunque entrano in questa fascia d'età. Daremo un contributo per diffondere la pratica sportiva, la diffusione della
del concetto di sport e attraverso un sostegno alle famiglie e ai ragazzi, quindi, che magari non riuscivano ad iscriversi a un'attività sportiva perché magari dovevano affrontare altre spese familiari. Effettivamente, tra rette di iscrizione e materiale sportivo da comprare, anche far sport per i ragazzi e per le famiglie è un peso. Come si articolerà quindi concretamente questo contributo? Come lo si potrà ottenere? Sostanzialmente un grande compito sarà svolto dalle associazioni sportive, le quali dovranno sostanzialmente fornirci i nominativi dei diversi giovani che potranno usufruire del contributo. Il contributo è istituito, diciamo, in due tipologie, ovvero 100 euro verranno dati ai ragazzi che si iscrivono per la prima volta, sempre residenti a Musile, mentre 70 euro verranno dati ai ragazzi che praticavano già un corso sportivo nelle annate precedenti. E tale progetto varrà per 2 anni, ovvero nel 2019-2020, 2020-2021, fino alla fine del nostro mandato, e sarà sostenuto anche dall'azienda Ecopatè, che ha creduto in questo progetto. Ecco, assessore, un'ultima cosa: a Musile avete tante associazioni sportive che fanno attività anche di un certo livello e soprattutto anche tanti ragazzi nel settore giovanile. Sì, una percentuale molto importante è il fatto che il 66% dei ragazzi dai 7 ai 10 anni nel nostro territorio praticano un'attività sportiva. Noi abbiamo voluto anche istituire tale progetto proprio per arrivare a una percentuale molto importante, l'80%. Già siamo una bella percentuale, un'ottima percentuale secondo dati nazionali e del CONI, quindi vorremmo arrivare a una percentuale maggiore nel corso del 2020-2021. Dopo la tempesta puliamo le spiagge. Si chiama così l'iniziativa promossa da Lega Ambiente Veneto Orientale, che sabato 7 dicembre porterà decine di volontari sulle spiagge di tutto il litorale veneziano per ripulirle dalle enormi quantità di rifiuti che si sono accumulate nelle scorse settimane a causa delle mareggiate. Le operazioni di pulizia cominceranno alle 13.15 e coinvolgeranno le spiagge di Bibione, Vallevecchia, Caorle ed Eraclea Mare. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Comitato Difesa Territorio Caorle, Riserva Naturale Foce del Tagliamento, ASVO, Veritas e con i comuni del litorale. Venerdì 6 dicembre il gruppo Nati per Leggere della Biblioteca di Pramaggiore organizza presso la Biblioteca di Taglio Veneto l'evento Storie della Buonanotte, dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni. Il gruppo di lettrici volontarie aspetta i bambini svegli e in pigiama per una lettura davvero speciale dalle ore 20.30. La prenotazione è obbligatoria attraverso i canali della Biblioteca Comunale di Taglio Veneto. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che Nostri TV è disponibile su YouTube, Facebook, Instagram e su i13 TV, disponibile al tasto 13 o 605 del vostro telecomando. Vi ringraziamo per averci seguiti. Arrivederci.